Salve a tutti, mi presento, io sono Samuel von Martin e ho partecipato insieme a Stefano alla creazione di quest'opera che è un libro che narra delle vicende del Caravaggio sia come a livello biografico ma soprattutto anche per quanto riguarda un discorso narrativo delle sue opere. Mi spiego, abbiamo scelto dei quadri del Caravaggio, Michelangelo Merisi, e li abbiamo riprodotti in fotografia. Salve a tutti, sono Stefano. Io ho collaborato con Samuel nella scrittura e nel design di questo libro dove riproduciamo circa 43 dipinti del Caravaggio. La motivazione che mi ha portato a partecipare a questo progetto è prima di tutto sono appassionato del Caravaggio sin da quando ho visto la cattura di Cristo che si trova a Dublino, alla National Gallery. Ho vissuto a Dublino per 16 anni e l'ho vista svariate volte. E ho la fortuna di avere un amico che è Samuel, che è un pittore, oltre che musicista, che dipinge diversi quadri di Caravaggio, e questo ci ha aiutato anche nell'interpretare le posizioni, i costumi, i colori, quando abbiamo impostato le foto. Allora, abbiamo deciso di fare questo percorso perché quando ho conosciuto Stefano avevamo iniziato a creare delle foto artistiche basandoci magari su dei modelli medievali oppure anche pittorici. Poi questa cosa è stata reiterata, nel senso che ogni volta che ci incontravamo avevamo un progetto un po' vago, non sapevamo un po' cosa fare. A un certo punto è venuta l'idea, siccome io dipingendo ho fatto numerose copie del quadro del Merisi, in quanto ne sono un appassionato, e ho proposto a Stefano di realizzare in versione fotografica alcuni dei dipinti del Merisi. Mi collego a quello che ha già detto Samuel. La prima versione è stata proprio la cattura di Cristo, l'abbiamo fatta un po' per gioco ed è riuscita talmente bene che poi hai proposto infatti di continuare e di provare altri dipinti del Caravaggio. Dipinto dopo dipinto siamo riusciti a fare una cinquantina, che è un numero sufficiente per fare un bel libro che racconta anche tutta la nostra esperienza dall'inizio alla fine. E ricollegandomi a Stefano, visto che prima avevamo un attimo un'idea non precisa di cosa fare, erano magari delle foto da pubblicare su dei blog, abbiamo fatto delle foto, come ho detto prima, a stampo medievale, quindi magari io facevo da modello con l'armatura immerso nei boschi, i boschi di Villa Draghi, con gli scudi, le cotte di maglia. La sessione successiva è stata quella di ritrarmi fotograficamente in qualità di pittore e sempre per pubblicarla nel blog di Stefano. Come terza opzione mi era venuta quella di riprodurre un quadro del Caravaggio, come ha detto Stefano, che era quella della cattura di Cristo. E come ha ribadito, è venuta molto bene e abbiamo deciso di proseguire su quella strada. Soprattutto quando abbiamo fatto la cattura di Cristo ci siamo divertiti perché abbiamo usato degli anacronismi come lo stesso Caravaggio utilizzava al tempo e abbiamo prodotto varie versioni della stessa foto e ci siamo resi conto di avere molte potenzialità, sia dal punto di vista del casting, nel senso che abbiamo avuto molti attori che erano molto bravi nel posare in queste foto, ma anche di avere una grande varietà di costumi, una grande varietà di oggetti e suppongo anche una certa capacità nel fare delle foto in una maniera che riproducesse lo stesso effetto, lo stesso sentimento del Caravaggio, lo stesso ambiente del Caravaggio. È successo che un laureato in astronomia come Stefano e un musicista di death black metal e anche musica prog come me si siano ritrovati e abbiano concepito questo progetto perché siamo appassionati dell'arte in generale. Adesso non è solo Caravaggio o il death metal, noi siamo appassionati di musica, di cinema, di fotografia, e questa passione ci ha accomunato. È da qui che è nato il percorso. Poi io, come Stefano, l'ho conosciuto, è stato in sessioni di fisioterapia, perché io sono fisioterapista, e fatalità, Stefano si era fatto male una spalla e è da lì che è venuta la conoscenza. Aggiungo, Samuel è molto modesto, infatti quando l'ho incontrato
essendo una appassionata di fotografia, stavo cercando dei soggetti, degli attori che fossero molto fotogenici e trovo che Samuel sia molto fotogenico. E così ho proposto alcuni progetti dopo quando abbiamo cominciato a fare un po' di amicizia durante le terapie di fisioterapia. E abbiamo cominciato a lavorare in alcuni progetti che hai già spiegato in precedenza. E quindi da qui, da cosa nasce cosa, siamo arrivati fino al progetto del Caravaggio. Ci sono stati altri tentativi da altri gruppi teatrali, magari altri appassionati come noi, di riprodurre le pose dei quadri del Caravaggio, sia a teatro che in fotografia. Sinceramente a noi non piacevano molto, ma adesso non è che noi ci siamo ispirati a questi gruppi, perché questi gruppi li abbiamo visti poi successivamente al nostro lavoro. Noi abbiamo solo voluto esternare la nostra passione che, come ho detto prima, la passione è dell'arte a 360 gradi e Caravaggio ci accomuna un po' tutti noi. E se è difficile stare al passo dell'artista, sì, è molto difficile perché stiamo parlando del maestro contro degli appassionati. Noi abbiamo riprodotto le sue opere in maniera fotografica, però c'è la difficoltà dell'anatomia verso quella del pennello. Il pennello ti può far tante cose, magari adattare un corpo umano in determinati spazi. In verità abbiamo visto anche le scelte pittoriche dell'artista in uno spazio nostro angusto. È stato veramente difficile riprodurre i suoi quadri. Ce l'abbiamo fatta, in parte sì, in parte no, lo vedrete voi nella nostra opera. Beh, prima di tutto Caravaggio è un pittore che non ha età, è sempre molto attuale. Io me ne sono reso conto quando vivevo a Dublino e, come dicevo prima, la Cattura di Cristo, l'originale, si trova alla National Gallery di Dublino, che per esempio quello era il quadro più visto di tutta la National Gallery. Questo vuol dire che irlandesi, inglesi andavano alla National Gallery soprattutto per vedere Caravaggio, poi una serie di altri quadri anche, ma Caravaggio è il principale che andavano a vedere. Questo mi ha fatto un po' pensare, è un pittore che è molto conosciuto e che soprattutto non è conosciuto solo qui in Italia, ma anche all'estero, anche ai giorni nostri è molto apprezzato. Una cosa che ha reso il lavoro molto difficile dal punto di vista fotografico è stata la luce. Caravaggio ha introdotto la tecnica del chiaroscuro. Questa tecnica, quando dipingeva il Caravaggio, magari Samuel lo può anche descrivere meglio, comunque il Caravaggio usava delle candele per dipingere gli attori durante i suoi dipinti. E dava un effetto del chiaroscuro, appunto, molto tenebroso. E per riprodurre lo stesso effetto, noi con le fotografie, che non è così semplice, perché abbiamo dovuto usare delle luci molto fioche, molto deboli, un po' per riprendere l'effetto candela, quindi delle luci anche molto calde. Questo non è semplice perché meno luce si ha nella fotografia e meno dettagli si hanno, meno precisione si può dare alla foto. Ci siamo riusciti, con alcune difficoltà, però ci siamo riusciti, ma sarebbe stato molto più semplice se avessimo utilizzato uno studio con dei riflettori, con delle luci molto potenti. Mi collego a quello che ha detto all'inizio Samuel, che molti altri artisti, tipo dicevi, attori di teatro, hanno riprodotto il Caravaggio, sì, questo è vero, però quello che abbiamo visto è sempre con delle luci molto potenti, sempre con degli effetti da studio, che secondo me, da fotografo, è più semplice che invece utilizzare delle candele o comunque delle luci molto fioche, come abbiamo fatto noi. E vorrei aggiungere che nel nostro caso la povertà di mezzi ha aguzzato l'ingegno. Il Caravaggio è un pittore dell'epoca barocca, quindi fine 500, primi 600, ma è contemporaneo. Cioè lui ha creato una pittura cinematografica, se mi passi il termine, e quindi praticamente ogni quadro del Caravaggio potrebbe essere un fotogramma di un film pulp o anche di un film romantico o di un film religioso. Cioè il Caravaggio ha introdotto proprio questo teatro nelle sue opere, che poi sono state, la sua arte è stata copiata, il suo stile,
E possiamo dire che prima di Caravaggio non c'era Caravaggio e dopo Caravaggio c'è stato Caravaggio. Esatto, aggiungo a quello che stai dicendo, Samuel. Caravaggio è stato il pittore che ha introdotto il realismo per eccellenza. C'era di pitture realistiche, il realismo esisteva già prima, però non era ai livelli estremi del Caravaggio. Ricordiamo per esempio anche La natura morta, che c'è il Caravaggio, è stato il primo pittore che ha dipinto delle nature morte nelle quali si vedono i piccoli difetti della frutta, delle foglie, che anche noi abbiamo riprodotto nel libro in un esemplare. Tutti questi quadri sono molto umani, rappresentano molto la natura umana in tutti gli suoi aspetti positivi e negativi, alti e bassi, anche molto bassi, sono molto violenti e, a dire la verità, l'umano rimane umano, che sia secoli fa o ai giorni nostri. Le stesse tendenze, anche violente, sfortunatamente, esistono ancora. Quindi, se il Caravaggio è attuale, sicuramente sì, è un pittore molto attuale. E se posso aggiungere, Caravaggio è stato proprio un pittore realista. Prima esisteva il figurativo, cioè nel senso, e soprattutto il manierismo, perché la pittura doveva essere fatta in maniera. Mi spiego. Una bella canestra di frutta doveva essere rigogliosa, verde, gialla, tutti questi colori che magari rispecchiavano la natura, magari concettualmente. Mentre Caravaggio ha dipinto una canestra di frutta, proprio per collegarmi a quello che ha detto Stefano, l'ha dipinta come noi la vediamo tutti i giorni, la mela bacata, la foglia di insalata, la foglia secca. Quindi poi questo per introdurre anche il discorso del pauperismo. Caravaggio è stato precursore in questo, perché al di là della frutta, della canestra di frutta, lui dipingeva i modelli, i pellegrini coi piedi sporchi, senza un dente, con gli abiti stracci. E quindi sì, penso che, rispondendo alla domanda, Caravaggio possa e debba essere un pittore, un artista attuale, ma io credo che lo sarà per sempre. Abbiamo usato molti anacronismi. Allora, Caravaggio ha usato gli anacronismi del suo tempo, noi quelli del nostro. Solo per fare un esempio, la più citata Cattura di Cristo, Caravaggio ha usato delle armature seicentesche per raffigurare i gendarmi che andavano ad arrestare Cristo. Invece noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo usato quelle che possiamo chiamare armature, chiamiamole delle vesti del nostro secolo, che erano praticamente dei caschi di motocicletta e dei giubbotti di pelle. E poi abbiamo introdotto, anziché la lanterna, come se fosse un fotoreporter che filmasse la scena tragica, la scena di questo derelitto, chiamalo così, che era il Cristo alla fine, che veniva arrestato. Come se adesso noi vedessimo tutti i giorni in un programma del telegiornale un servizio fotografico. Questa è la nostra versione. E secondo me è riuscita anche molto bene. Sì, anche noi abbiamo utilizzato molti anacronismi come Caravaggio. Ha reso anche tutta l'esperienza più, allo stesso tempo, più interessante e più divertente allo stesso tempo. Oltre all'esempio della Cattura di Cristo, anche Davide e Goliath e anche molti altre fotografie che abbiamo riprodotto, abbiamo proposto degli anacronismi un po' in stile come lo stesso Caravaggio utilizzava nei suoi dipinti, un po' utilizzando la nostra interpretazione ovviamente. Ci siamo anche un po' rifatti alle nostre conoscenze anche cinematografiche, dal cinema di Derek Jarman, che già utilizzava molti anacronismi anche nel suo film che appunto riguarda il Caravaggio stesso, un po' prendendo un po' di ispirazione anche dal film, un po' di ispirazione anche dai dipinti, un po' anche utilizzando la nostra stessa fantasia e creatività, abbiamo utilizzato spesso e volentieri degli anacronismi, tenendo più o meno lo stile del Caravaggio. E se posso aggiungere, Derek Jarman, grandissimo regista, che ha fatto dei capolavori come appunto Caravaggio, Edoardo II e il mio preferito che è Blue, che comunque è un figlio, Derek Jarman non è un regista inglese, ma lui comunque è figlio artistico, diciamo, di Pasolini. Pasolini è stato definito il Caravaggio moderno, e se voi vedete una qualsiasi opera di Pasolini, qualsiasi fotogramma, adesso dico una cosa del contrario di Caravaggio, nel senso che ogni quadro di Caravaggio potrebbe essere un fotogramma di un film tragico e pulp, un qualsiasi fotogramma di un film di Pasolini potrebbe essere un quadro.
E poi per parlare di anacronismi, abbiamo sostituito nel quadro la conversione di Saulo, che nel quadro è raffigurato il santo che viene disarcionato dal cavallo. Invece noi al posto del cavallo abbiamo usato un cavallo moderno che è una motocicletta. Quindi è un anacronismo dei nostri tempi. Nel quadro dei musici, questi giovani imberbi che sono intenti ad accordare il loro strumento, che è proprio una scena del pre-concerto. Si vede dietro Cupido che sta maneggiando con un graspo di uva. Allora, il graspo di uva è un simbolo allegorico dell'amore attivo, dell'amore universale. Noi l'abbiamo voluto sostituire con delle noccioline, delle arachidi, che sono comunque il simbolo della longevità. Quindi per noi era un tributo al maestro che è longevo, cioè è longevo e lo sarà nei secoli dei secoli. Devo citare la cattura di Cristo perché è stata quella che ci ha introdotto un po' sul progetto, perché ci è riuscita molto bene, perché ci ha aperto la strada per il progetto. Una che secondo me è una delle mie foto preferite è la Maddalena in estasi, perché in quella foto siamo riusciti a riprodurre molto fedelmente l'atmosfera, il mood, come si dice in inglese, del Caravaggio. E l'ho vista in versione stampata, perché l'abbiamo stampata anche in dimensioni reali, simile al quadro, e dà veramente la stessa sensazione di vedere il quadro da quella foto. In effetti, se posso aggiungere, in questo quadro, nel quadro citato da Stefano, c'è una veramente impressionante somiglianza tra le modelle. Poi comunque le vesti, il bianco con il rosso che è il panneggio e lo sfondo, che non è proprio nero, è uno sfondo neutro, è fatto di marroni, di chiaroscuri, cioè effettivamente come quadro è molto simile, cioè molto simile all'originale. E la fotografia che abbiamo realizzato, che mi piace di più in assoluto, è la deposizione del Cristo. Adesso senza tralasciare il San Matteo scrivente, la cattura di Cristo, sono 43-45 le foto che abbiamo realizzate, però se me ne devi chiedere una, io ti dico la deposizione di Cristo. I quadri difficili sono stati ben due, uno più dell'altro. Il più difficile secondo me è stata la crocifissione di San Pietro, perché effettivamente abbiamo costruito una croce a grandezza naturale. Abbiamo messo il modello in posa, tutti gli altri modelli io compreso, eravamo vestiti con pochi stracci e fuori era inverno. E il modello l'abbiamo, tra virgolette, inchiodato, cioè nel senso che abbiamo piantato i chiodi sul legno e lui in maniera acrobatica si reggeva con le mani tra questi chiodi nell'atto di portarlo a testa in giù. Il modello era, lo tengo a precisare, che era nudo, coperto solo dal panneggio nelle parti basse, e fuori era inverno. E come sapete o forse no, i tempi di posa sono veramente lunghi e nella fotografia traspare la vera sofferenza dell'attore, che supera quella dell'originale. La crocifissione di San Pietro è particolarmente difficile da fare con la fotografia. Il motivo è molto semplice a spiegare: quando si fa una foto di gruppo, il fotografo deve riuscire ad avere ogni persona nel gruppo che abbia la posa perfetta. Questo cosa vuol dire? Che su 100 foto ce ne potrebbe essere uno o due o tre, se siamo fortunati, dove tutte le persone posano in maniera perfetta o in maniera ottimale. Nel caso della crocifissione di San Pietro, la difficoltà era che, perché la posa era talmente complessa, talmente difficile e anche dolorosa per uno degli attori, si parlava di secondi. Il gruppo aveva solamente pochi secondi di tempo per mettersi in posa. Stiamo parlando di 4-5 secondi, questa è la massima che riuscivamo. In 4-5 secondi il numero di foto che si possono scattare sono limitate ed l'abbiamo dovuta riprovare diverse volte finché non siamo riusciti a trovare le posizioni ottimali. Il secondo quadro invece è stata la chiamata di San Matteo.
perché era sempre inverno, la foto è stata realizzata all'esterno ed eravamo sempre vestiti con pochi panneggi, ma la difficoltà maggiore è stata quella di mettere in posa vari modelli. Adesso non mi ricordo, eravamo più di 10. La seconda foto, che è risultata particolarmente difficile dal punto di vista fotografico, è stata la decorazione del Battista. E il motivo per il quale è stata particolarmente complicata era, sì, anche perché era inverno ed eravamo comunque, gli attori erano vestiti solamente con degli stracci, ma anche perché a causa dell'elevato numero di attori che c'erano nella foto, abbiamo dovuto comporre due foto in una. E questo vuol dire che alcuni degli attori in una sezione della foto erano stati riprodotti anche nella seconda sezione della foto, che in realtà sfido chiunque a riuscire a riconoscerli, perché comunque non è semplice. Comunque siamo riusciti, secondo me, in maniera molto ottimale a fare un merge delle due foto, metterle insieme, ed è il prodotto finale è riuscito veramente molto bene. Allora, per quanto mi riguarda, io ho cercato di procurare dei teschi umani, chiaramente finti, e dei libri, delle pergamene, dei panneggi, delle camicie in stile seicentesche, cappelli, piumaggi, colori, panneggi, sfondi, armi, abbiamo usato delle spade, abbiamo usato un sacco di attrezzatura teatrale che ho accumulato io magari dal punto di vista del collezionismo, o comunque che sono andato a cercare. E mi ricordo che abbiamo anche insieme ad altri attori abbiamo composto la corona del Cristo prendendo proprio delle frasche e intrecciandole tra loro. Sì, per fare questo progetto abbiamo avuto la fortuna che la maggior parte degli oggetti che ci serviva per riprodurre i quadri del Caravaggio erano già in possesso di Samuel, appunto un po' perché Samuel è un collezionista, un po' perché appassionato di death metal, per fare le copertine degli album eccetera, servono certi oggetti molto precisi, tra i quali anche teschi, armature e cose varie, e molti di questi oggetti che già avevo in possesso sono gli stessi che venivano utilizzati dal Caravaggio. C'è un altro motivo che bisogna specificare, che Samuel, essendo un pittore, per riprodurre dei dipinti del Caravaggio aveva anche bisogno di vedere l'oggetto reale davanti a sé, per esempio un teschio, anche se non un teschio vero come questo alle mie spalle, veniva utilizzato da Samuel quando dipingeva per riprodurlo in maniera più fedele nei suoi quadri. Beh, le recensioni che abbiamo ricevuto fino adesso testimoniano che è stato letto con piacere e che le persone che l'hanno comprato e che hanno avuto il tempo di rilasciare una recensione sono state molto anche contente del lavoro che abbiamo completato qui con questo libro. Che l'idea fosse originale, secondo me è stata molto originale. I libri che esistono a Caravaggio più o meno sono stati tutti collezionati e sono stati letti soprattutto da te, Samuel. E non c'è nessun libro che è stato pubblicato che riprende la stessa tecnica fotografica che abbiamo utilizzato noi, che spiega quali sono state le difficoltà nella posa, che tipo di anacronismi abbiamo usato, per quali motivi abbiamo utilizzato certi anacronismi invece di altri. Non c'è stato nessun libro esistente pubblicato che abbia fatto un'esperienza simile alla nostra, un percorso simile al nostro nel Caravaggio. E il libro è un po', dal mio punto di vista, doppio, perché accontenta sia i cultori del Caravaggio, perché la prima metà racconta la biografia del Caravaggio in una prospettiva nuova, perché non è quella biografia che è stata già pubblicata in altri libri, è una prospettiva completamente nuova. E poi nella seconda parte c'è la parte fotografica con le nostre interpretazioni. Quindi accontenta sia coloro che vogliono venire a conoscenza del Caravaggio, vogliono sapere di più della sua vita, che è molto interessante, molto intrigante, eccetera, e allo stesso tempo accontenta anche quelli che sono appassionati di fotografia e che magari sono curiosi di sapere se è facile o difficile, divertente o non divertente, provare a riprodurre alcune foto del Caravaggio. E quindi abbiamo una bella collezione, ce ne abbiamo ben 43,
e ogni foto che abbiamo riprodotto era una nuova avventura, con nuove difficoltà, con dei problemi, eccetera, che sono tutti descritti nel libro. Certi portali abbiamo avuto delle recensioni molto positive. Chi ha elogiato l'idea, magari che può essere originale, secondo certi punti di vista, diciamo, e chi ha elogiato e ha capito magari la difficoltà di posare davanti a un obiettivo e di riprendere i quadri del Caravaggio. Abbiamo avuto anche degli elogi, delle buone recensioni per quanto riguarda anche la trama, perché nel libro, il libro non è solo fotografico. E ho scritto una biografia, diciamo la parte che secondo me era più interessante, quindi ho trattato il Caravaggio come se fosse magari il mio idolo, come se fosse un cantante famoso che io apprezzo, quindi tralasciando i periodi storici, le zone geografiche, ho proprio cercato di scrivere, tra virgolette, cosa faceva, cosa mangiava e cosa gli piaceva. Poi un'altra cosa divertente, che hanno riscontrato gli spettatori, chiamiamoli lettori, perché è difficile definire il nostro pubblico, è un po' spettatore e anche un po' lettore. E, ricordo in particolare un aneddoto di una persona che non conosceva i quadri del Caravaggio, ma si è divertita un sacco perché noi alla fine del libro abbiamo pubblicato un registro delle opere, cioè tutte le fotografie che abbiamo fatto noi. A fine libro abbiamo pubblicato i quadri originali. Quindi c'era questa persona che andava a vedersi il quadro originale e vedeva con stupore la fotografia nostra. E poi magari si creavano simposi per dire ho visto i particolari, questa mi è piaciuta più addirittura la fotografia che il quadro, ma stiamo parlando di persone che non sono avvezze all'arte originale. Quindi questo per noi è stato un percorso molto simpatico, è stato un aneddoto veramente carino anche. Noi alla fine del gesto l'abbiamo messo per onore del Caravaggio, per far vedere il lavoro che abbiamo fatto noi in confronto a quello del maestro, che è insuperabile chiaramente. Il libro lo si può acquistare direttamente da Albatros Il Filo. Il libro si trova nelle migliori librerie italiane, in versione cartacea ovviamente. Oppure anche su Amazon. Basta scrivere Caravaggio, I colori delle tenebre, autori Samuel Martin e Stefano Tognoni, e anche io ricordo, delle copie alla Feltrinelli, o comunque lo si può ordinare anche in libreria. Esatto. Io ringrazio tutti per l'attenzione e spero che l'opera la possiate visionare il prima possibile. Grazie pure io per il vostro lavoro e per chiunque stia seguendo questa intervista. Ciao! Ciao! I personaggi che ci sono stati assegnati un po' per necessità, un po' per quello che serviva, quindi un po' forse la somiglianza del dipinto, però qualche volta abbiamo usato anche qualche maschera, quindi comunque, però per necessità, per darci una mano, per aiutarsi tutti quanti. Una volta mi è stato chiesto di interpretare magari quel ruolo o un altro proprio per il discorso che magari forse un po' ci somigliava, insomma. Ma i personaggi venivano scelti di volta in volta, a volte in base alle caratterizzazioni fisiche, altre volte secondo necessità contingenti, soprattutto talvolta anche di regia. Uno poteva essere protagonista di una scena come l'ultima comparsa, piuttosto che quello che teneva il panno all'esterno della scena, Sì, il fondale, oppure quelle. aiutava nella regia. Infatti il bello del progetto è stato soprattutto l'atmosfera che si viveva, perché ci si trovava qui anche con gente che si conosceva relativamente. Le persone che hanno partecipato al progetto si possono dividere in due categorie. C'è un gruppo principale che praticamente siamo noi tra amici, ci si trova per qualsiasi cosa, si è fatto anche questo progetto, e alcune persone che sono capitate anche solo per il progetto, alcune tirate dentro anche tra virgolette per scherzo. Però, come dicevo, la particolarità era l'atmosfera che si creava, perché ci si arrangiava un po' con quello che si aveva, con i mezzi che si avevano, con i tempi che si avevano, perché non era neanche semplicissimo. La mia presenza era anche dovuta al fatto di anche la vicinanza ai luoghi dove venivano fatte le foto,
e quindi era facile che ci fossi spesso. E diciamo che a me ha fatto molto piacere essere su parecchi di questi quadri, perché comunque il lavoro fatto in amicizia, fatto di gruppo, fatto con passione, è stato divertente, ha creato gruppo, è stato piacevole passare poi del tempo assieme e fare arte, che comunque fare arte comunque in amicizia con quello che si ha senza grossi budget, anzi con budget quasi a zero, è sempre piacevole. Mi è servito per avvicinarmi un po' al mondo del Caravaggio, che un po' lo si conosce e un po' no, nel senso le cose basi le si sa. Dopo, facendo quadri, vedendo le pose, studiando un po' il personaggio, si va anche a conoscere certi aspetti che non si potevano conoscere prima. Penso anche per te. Sì, con la particolarità che più volte l'abbiamo maledetto, proprio perché lui poteva usare uno strumento che era telepennello e noi ci trovavamo a dover creare una scena che era pensata con una certa geometria e nei fatti era quasi impossibile da ricreare. Per realizzare le pose più difficili dovevamo fare diverse prove, perché ovviamente c'era questo problema di prospettiva da ricreare, e spesso ci si ritrovava o con un campo enorme rispetto a quello che si pensava o incredibilmente ristretto, proprio perché per cercare di dare lo stesso movimento che aveva dato l'artista. Caravaggio ha fatto di necessità virtù, noi altri abbiamo dovuto fare con quello che c'era, e lui si è inventato delle architetture che erano anatomicamente anche improbabili, insomma. Sì, dal canto nostro noi avevamo la fortuna di avere Tony, sì, senza il quale il libro non sarebbe potuto uscire, essendo lui del leone, ha sempre ragione. Non c'era la faccia nella copertina. Tony è il modello numero uno del quadro, del libro, comunque è colui. Eccolo. Non ci sono neanche. Vabbè, ma c'ero. C'era. Mia figlia l'ha portato a scuola quando hanno trattato il Caravaggio. Da una parte mi ha fatto sorridere e pensavo che quasi forse si vergognasse, che invece no, è stata contenta di dire: questo è mio papà e ha partecipato a questo libro. La professoressa ha detto ha apprezzato il lavoro svolto, quindi la cosa mi ha fatto piacere. Poi comunque onestamente a me le foto piacciono, viene fuori bene il risultato. Sì, dal mio punto di vista è piuttosto lusingante. Alcune copie le ho regalate da alcuni conoscenti proprio perché potessero apprezzarlo. È anche vero che poi non sempre è facile riconoscere il personaggio pur conoscendolo, perché vuoi per l'inquadratura, vuoi per alcuni artifici usati, parrucche, barbe o acconciature particolari, per cui non sempre poi è così facile riconoscersi nel quadro. Per noi Caravaggio può ci può essere la risposta standard, che è l'inizio della fotografia, quindi l'esempio fotografico dell'epoca su quadro e su dipinto, il taglio della luce, il chiaroscuro, anche gli argomenti trattati. Dopo io ne conoscevo poco all'inizio del Caravaggio, conoscevo qualche quadro, quelli più famosi, e con questo progetto mi è servito per conoscerlo meglio. Dal mio punto di vista invece è più affascinante la vita che ha avuto Caravaggio rispetto all'opera, non tanto perché l'opera sia minore, ma perché la conosco molto meno. È chiaro che è molto più facile farsi conquistare da una vita piuttosto turbolenta che ha avuto questo pittore e dalle mille traversie che ha vissuto, non l'ultima la sua morte, quindi è un personaggio iconico, assolutamente iconico, nessuno. Poi quando faranno un film anche sulla nostra vita potremo dire che abbiamo assolutamente anche... sì, ma poi sarà di questo dopo la vita da Instagram. Ok, va bene, dai, tagliamo qua.